Buongiorno. Una domanda che rivolgo ai gestori, ma in particolar modo al professor Sant'Orsola. Mi sembra più evidente in questo periodo, in questi ultimi periodi, una mancata convergenza tra quelli che sono gli aspetti economici, quindi fondamentali economici di un'economia, e invece la parte finanza, nel senso che la finanza mi sembra che corra sempre di più rispetto a quelli che sono i fondamentali economici. Quindi la domanda è la seguente. Un'eccessiva corsa e una ritardata convergenza tra il primo e il secondo aspetto non può essere pericoloso agli effetti di una creazione di una bolla? Uno. Due. Non ho sentito, o forse perché ero distratto, non ho sentito parlare di eventuali rischi, dicasi Ucraina, Grecia. Vorrei avere questi due tipi di chiarimenti da lei, professor Sant'Orsola, grazie. Sì. Allora, la finanza, ci sto ripensando sopra perché dopodomani inizia il mio corso in università, io la definisco un parassita. Nel senso che la finanza fa del bene all'economia reale se è usata in quantità giusta al momento giusto, altrimenti può anche distruggere l'economia reale. Attenzione, perché il parassita non è un soggetto negativo nel complesso degli esseri viventi. No? Perché vorrei ricordarvi che i grandi vini sotterra e passiti sono tali perché il parassita aiuta la vite. Quindi lei ha ragione, se c'è troppa finanza, questa non riesce a dispiegare i suoi effetti positivi perché manca adeguata dimensione dell'economia reale. Quello che è successo negli anni zero è che c'erano 12 unità di finanza contro una di economia reale. Adesso, secondo i dati del Financial Stability Board, siamo intorno a 7, contro 1. Che forse è ancora un po' tantino, però indubbiamente c'è stata riduzione. Attenzione, perché questi dati si basano sul nominale, sul nozionale, e voi sapete che la maggior parte dei derivati, il nozionale è una figura di riferimento, non si arriva mai al termine. Però lei ha perfettamente ragione, c'è troppa finanza. Sa cosa c'è? Che la finanza è affascinante, la finanza è facile, è facile diventare ricchi con la finanza, è altrettanto facile tornare poveri. Mentre con l'economia reale si va su lentamente, ma si va anche giù con altrettanta lentezza, no? Abbiamo tanti finanzieri che sono diventati famosissimi, sono scomparsi altrettanto velocemente, e abbiamo delle famiglie industriali qua a Milano che, pur non indovinandone una da decenni, comunque hanno ancora una solidità. Questa secondo me è la grande differenza. Non so se ho risposto, ecco, a questa parte della sua domanda. Per quanto riguarda la seconda, se avessi parlato di tutto quello di cui si deve parlare, non la finivamo più, mi picchiavate immediatamente. La crisi ucraina e la crisi greca sono due fattori comunque fra di loro differenti, sono due fattori di incertezza, però devo dire che ho la sensazione apolitica, che nessuno ha veramente voglia di portarli all'estremo. Quindi, nel complesso, da giudice asettico che non ha un proprio portafoglio o una gestione di portafoglio da difendere, lo vedo come un fattore rassicurante. Poi è chiaro invece che chi opera sui mercati di giorno in giorno si lascia condizionare. Io stavo guardando come stava andando la giornata, molte borse oggi sono giù temendo l'effetto Grecia, perché la Grecia è stata, diciamo, posta nuovamente in difficoltà, no, da alcune scelte di fine settimana in merito alla bontà del suo piano. Quindi i mercati reagiscono in questo modo. Se io devo guardarla asetticamente, da studioso e non da operatore, io noto che tutti hanno voglia che questi problemi non esplodano. Quindi, come tale, le rispondo che salvo le punte. Quindi, se lei ha una view speculativa
sicuramente sono due elementi che aiutano l'oscillazione dei mercati. Se lei ha dei clienti più amanti della tranquillità, non è che poi ci sia questa tendenza a peggiorare. Al limite giudico più pericoloso il terzo elemento che lei non ha valutato, e che è l'Oriente Medio con le sue scelte di eccesso politico-religioso. Non so se ho inquadrato il tutto con adeguatezza. Buongiorno, sempre una domanda al professor Santoso. Cosa ne pensa del rigore della Merkel fondamentalmente in Europa? A mio parere poche sono le operazioni politiche economiche della Merkel pro Europa, forse pro domo proprio. L'Italia o i paesi i PICS fondamentalmente sono quelli che soffrono di più, con rigori di bilancio incredibili, ma fino a che punto poi questi rigori di bilancio porteranno ad una crescita vera ed effettiva? Grazie. Ma, diciamo, il modello tedesco è sempre stato improntato ad una continuità di rigore. E devo dirle che fino a pochi mesi fa, fino all'estate scorsa, io facevo un parallelo con il comportamento calcistico della Germania, che arrivava quasi sempre in semifinale o finale e poi non vinceva. Poi il modello è stato smentito, quello calcistico, l'anno scorso, ma indubbiamente il rigore premia nel lungo periodo, ma certe volte determina invece una serie di problemi. Poi la Germania più seriamente ha vissuto spesso, in fondo ha sempre perso, no? Le grandi battaglie che ha costruito. Passando invece alla finalità della sua domanda, in questo momento il rigore non è maggioritario. Questo non vuol dire che però non venga difeso adeguatamente. Devi tener conto anche che la Germania ha degli alleati che in questo momento ci stanno un po' ripensando sopra, no? Adesso forse non la Finlandia, ma l'Olanda sicuramente ha una visione non più così germanocentrica nelle decisioni che assume, quindi non vota sempre a favore. Lei ha detto che gioca pro domo sua. Guardi che sono 28 i paesi che giocano pro domo loro in UE, non so se lo ha notato, ecco. E quelli che vogliono entrare non lo fanno in spirito europeista, ma lo fanno pro domo sua a venire, in sostanza, ecco, quindi non farei una grande differenza. Poi sempre in ottica politica le sottolineo che la Germania da 7 anni vive una condizione molto italiota, cioè di necessità di equilibri interni che invece non fanno parte del modello politico europeo più tradizionale, no? Cioè Italia e Francia hanno sempre avuto governi di coalizione, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, l'Olanda hanno sempre avuto invece governi molto disegnati e dipinti, Negli ultimi anni la Germania ha questa grossa coalizione che è sicuramente molto più fedele di altre soluzioni in altri paesi, però richiede un equilibrio per cui lei deve sempre bilanciarsi. Non so se si ricorda che le scelte in merito al sostegno o meno alla Grecia sono state condizionate quasi per 9 mesi nel 2013 dall'attesa delle elezioni politiche tedesche, no? Per cui da marzo a settembre non si è deciso nulla perché lei doveva giustamente tirare un colpo al cerchio e un colpo alla varie botti sue, per cui credo che sia un modello assolutamente diffuso, il che ce la dice lunga sulla perfezione assoluta del modello, ecco. Così. Però ripeto, non vedo una grande diversità rispetto ad altri paesi, forse loro si paludano un po' eccessivamente, però alla fine ragionano anche lì, no? È un bel giochino quello greco-tedesco, perché se lei ci pensa anche gli altri, i greci si sono messi a ragionare quando invece hanno vinto invitando a non ragionare, no?
no? Quindi anche loro sono forse anche più disponibili di quanto sempre. Buongiorno. Ti volevo parlare un po' di tassazione del risparmio, cioè, e del ruolo delle banche. Cioè, abbiamo visto gli ultimi tempi dove veramente tra patrimoniali e tassazione delle rendite e poi la tassazione, abbiamo visto, sui fondi pensione, le banche hanno avuto una posizione un po'... non le ho viste proprio agguerrite su questo versante. Le ho viste molto più agguerrite quando c'è stata quando ci sarà la riforma delle popolari, dove adesso in Parlamento stanno facendo un muro pazzesco. Questo muro non l'ho visto fare con questo assalto, diciamo, al risparmio. Cioè, il risparmio potrebbe fare la fine dell'immobile, cioè in pratica viene stroncato. È difficile per noi andare a spiegare al cliente, dove per anni gli abbiamo detto fatti un fondo pensione perché vedrai che sarai molto più tutelato rispetto a un investimento. E adesso ci troviamo a dover spiegare delle cose di cui non sappiamo bene come finire. Il ruolo delle banche, perché poi lo Stato ha bisogno delle banche, perché poi Poste Italiane lo deve collocare, OVS va collocata. Cioè, voglio dire, un'obbligazione dell'ENI tassata al 26% e un titolo di Stato tassato al 12,5% vuol dire che ENI ha meno diritto forse dello Stato di ricevere finanziamenti. Cioè, voglio dire, anche gli altri stati tassano le rendite, però chi lo fa non in maniera speculativa viene aiutato, no? Dal punto di vista fiscale. Allora, anche qui la prima sensazione di risposta è quante ore ho a disposizione. Siccome so che oggi pomeriggio c'è un'altra tappa del roadshow, credo che devo andare molto piatto. Allora, fermo restando che è un tema che io ho trattato, mi pare, 13 volte in quella roba che trovate lì, quindi vuol dire che continua a tornare negli ultimi anni. Allora, le dico questo, la faccio ragionare con lei e tutti i presenti per stanotte. Che cosa è giusto? Tassare di più il lavoro o il risparmio? Due teorie. La prima è, tu lavori, ti tasso, nonostante che ti ho tassato risparmi, se riesci a far qualcosa ti devo premiare. Prima teoria. La seconda invece è, tu lavori e io ti tasso, per di più anche risparmi, ti devo tassare di più perché sei ricco, perché ne hai di più degli altri. Non voglio dare una soluzione alle due cose, però questi sono i due grandi modelli su cui ci si ispira. Ora, in Italia noi abbiamo avuto, essendo il paese col più alto saggio di risparmio e col debito pubblico da coprire sull'interno per non dover chiedere soldi all'estero, abbiamo avuto un risparmio molto agevolato. Cioè il 12,5% era una delle migliori soluzioni in campo europeo. Tenete conto che i tedeschi tassano sull'IRPEF marginale, insomma non la chiamano IRPEF ma ci siamo capiti. Poi, veniamo invece questo è un aspetto su cui ragionare neutrale, no? Adesso invece vi do una visione molto più di parte. Allora, negli ultimi anni c'è stata una legislazione a favore del risparmio, negli anni 90, che ha intrappolato la maggior parte di noi convincendoci che risparmiare era bello. Appena abbiamo risparmiato, il fisco è arrivato e ha detto c'è tanta roba lì dentro, te lo prendo, e te lo prendo sia dal punto di vista del reddito con l'imposizione di aliquote 12,5, 20, 26 eccetera eccetera, sia con la patrimoniale, il bollo e tutto quanto. Poi c'è anche la Tobin Tax che indirettamente poi finisce per agire. La seconda trappolona ce l'hanno tesa con la casa, perché ci ha detto fai il mutuo, è deducibile, prenditi la casa, sei la prima, tutto è compreso, tutto è quasi gratis eccetera. Appena abbiamo avuto molte case, tra l'altro non le abbiamo avute di proprietà, le abbiamo avute a debito perché quei mutui tutti da pagare, ci hanno detto hai tante case? Allora adesso arriva, tant'è vero che il complesso delle entrate fiscali dello Stato, casa redditi finanziari, era di 13-14 miliardi nel 2008 e oggi veleggia verso i 50 come sommatorie, fa 4 il moltiplicatore e il totale degli ingressi fa 27 in più,
30, sì, più o meno 27 miliardi in più. Quindi la gran parte delle manovre è avvenuta su questi due fattori. Indubbiamente, se facessi il promotore, mi troverei in difficoltà dovendo andare dai miei clienti dicendo: senti, ho consigliato una cosa, è stata talmente bello come consiglio che anche lo Stato l'ha capito e è intervenuto su questo. D'altro canto credo che sia ineludibile, se devi andare a pescare per raccogliere risorse, vai dove effettivamente il campo c'è. Se andassimo a colpire una tassa sul totocalcio, no, non avrebbe senso, perché nessuno gioca più in quel segmento lì. Quindi sinceramente, se la guardo dal punto di vista politico, era una mossa naturale. Che poi la prossima volta che mi vengono a dire investi nelle figurine Panini, io mi astraia perché temo che ci sarà la tassa sulle figurine Panini, questo è probabile, perché ripeto, è la seconda volta che questo accade. Però vado velocissimo: anni 50 tutti investono in azioni, arriva la cedolare secca; anni 60 tutti investono in obbligazioni, arriva la tassazione sulle obbligazioni; anni 70 si va sui depositi bancari, che erano esenti, li hanno tassati; anni 80 bot, tassazione nell'86 sui bot; anni 90 fondi comuni, che è il coacervo di tutto e comunque con una tassazione che fino al 2011 è stata un po' particolare, cioè non è la prima volta, capisce? Quindi è lei che mi consiglia sempre della roba, no, che poi è talmente bella che mi viene tassata. Dal tuo canto. Abbiamo 840 miliardi di spesa pubblica da coprire, 400 col debito e 400 erotti con le imposte, c'è poco da fare. Ultima domanda. Naturalmente siete liberi poi di farci le domande anche al buffet, certo. Comunque anche di scrivere subito dopo, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane cercheremo di rispondervi. Professore, lei ha usato parole negative su Basilea 3. Noi abbiamo visto in questi ultimi 6-7-8 anni, durante la crisi, il manifestarsi, il proseguire della crisi, che all'inizio molti commentatori, sono stati spesi fiumi di inchiostro su questo tema, identificavano in un eccesso di finanza, come anche qualcuno aveva detto, una delle cause della crisi. Si immaginava che la messa a fattor comune del controllo delle banche, della sorveglianza delle banche, i nuovi ruoli della BCE, dell'EBA prima, poi della BCE, che avrebbero portato, diciamo così, a un livello comune, a un fattor comune, le varie attività, i vari modi di fare banca all'interno dell'Europa, che evidentemente erano di diversa scuola: la scuola italiana, la scuola tedesca, la scuola anglosassone. Ecco, stiamo vedendo adesso che questo non sta succedendo, cioè EBA e il signor Henry a Londra non si sa bene che cosa hanno deciso in questi mesi, amministratori delegati che si stracciano le vesti perché vengono loro imposti dei rati, dei coefficienti che loro ritengono assolutamente penalizzanti e che non valorizzino, che so, la tipicità italiana di finanziare le piccole e medie imprese. Lei cosa ne pensa, per esempio, che so, dei tedeschi che invece vengono lasciati ancora ai loro vizi, oppure agli anglosassoni che continuano a lavorare con leve molto superiori a quelle delle banche italiane? Allora, io sono stato critico su Basilea come eccesso di enfasi sul capitale. Le posso aggiungere che sono dubbioso sull'efficacia della matematica pura, essendo io un appassionato della matematica applicata, nel senso che se la applichi quando ti serve è fondamentale. Se invece, come la si insegna a scuola, parli solo di rubinetti che perdono e di buchi, non serve a molto. Quindi il coefficiente in quanto tale lo giudico poco funzionale. Bene,
La preoccupazione però che lei ha evidenziato nella parte finale del suo intervento è anche un'altra che solleciterei a condividere. Cioè adesso l'EBA può chiedere a specifiche banche dei threshold patrimoniali più elevati e oggi tutto il modello europeo di vigilanza vede come area critica peggiore non la finanza strutturata ma il credito, e siccome le banche italiane vengono da decenni di prevalenza del credito rispetto alla finanza, sono quelle a cui sono richiesti i coefficienti più elevati. Poi che sia vero che le banche italiane, se le aziende non restituiscono i prestiti, vanno in difficoltà, è assolutamente così. È anche vero che, superata la mega crisi, siccome i derivati non volano più come una volta, è palese che forse le banche piene di derivati in questo momento stanno rischiando di meno. Quindi le banche italiane ex post hanno sbagliato a non rischiare quando dovevano rischiare, il che però vuol dire che, avendo finanziato l'economia, lei parlava delle popolari eccetera eccetera, no, lei parlava popolari eccetera, sono state più vicine forse al loro cliente e meno ad un interesse estremo, molto molto personale. Però il problema è che noi siamo stati anche abituati, come tutte le altre banche nei singoli paesi, ad avere una banca centrale che disegnava il modello di controllo sulle caratteristiche delle proprie figlie, delle banche che aveva. C'è adesso l'EBA e la BCE che invece lo disegnano su un modello astratto e mediano. Per cui è vero che in questo momento le banche italiane non hanno il peso per far valere la loro struttura come quella più degna di attenzione dagli organismi di controllo. Questo è, forse ce n'è una solo o due di banche italiane che in questo momento godono del meccanismo che viene applicato. Le 5 o 6 di cui si sta parlando sicuramente in questa settimana pagano il fatto di avere un modello che non è quello che in questo momento è giudicato vincente. Finire, mi hanno chiuso il microfono, quindi...